La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Vicenti, gioielleria e orologeria, in via 20 settembre 30 ad Altamura. Vicenti, gioielli dal 1993. PT Service, parcheggia, paga, spedisci e via veloce. PT Service, posta privata, zona Pompei ad Altamura. La rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Buongiorno a tutti, la rassegna stampa, Mimmo Moramarco, 18 luglio 2023, buon martedì, ancora buona estate, appuntamento con i titoli dei maggiori quotidiani italiani concentrati sul tema giustizia, ma anche il governo, la guerra del grano tra Ucraina e Russia. Ma comincio oggi dall'Identità, il quotidiano diretto da Tommaso Cerno. Vediamo centropagina un grande fate pena con i PM a caccia di fama, inchieste che durano decenni, accanimento e legami illegali con media, radiografia di una giustizia che ha fallito e che davvero è ora di rovesciare, scrivono dall'Identità. Sotto la lettera di Lady B, lo sfogo di Marina, figlia di Berlusconi, basta con la persecuzione. Intervista anche a Danilo Coppola, la mia vita da fuggitivo per l'errore di un giudice. E ancora lo scontro politico sinistra sulle barricate come ai tempi di Berlusconi. L'editoriale di Tommaso Cerno, la guerra e il G7%, si riferisce all'incontro con il G7 e alla rappresentazione di quello che è poi il pianeta. Arriviamo a Libero, facci silurato, la RAI si arrende, comanda il Soviet. Il programma del giornalista di Libero salta prima di cominciare, altro che rivoluzione. La TV di Stato resterà sempre un feudo rosso, scrivono da Libero. Al centro pagina vediamo la foto di Carola Rackete, la speronatrice si candida, ci mancava soltanto Carola eurodeputata, scrivono qui su Libero. C'è anche l'editoriale di lato di Alessandro Sallusti, la redazione più pazza del mondo, i nostri 23 anni, parla un po' di Libero e di quello che succede nei suoi confronti, o meglio di quello che è successo e continua a succedere nei suoi confronti durante questi anni. C'è anche l'articolo di Vittorio Feltri, quando è il nonno a finire a rogo tutti se ne fregano, la tragedia di Milano. Arriviamo alla Verità, liberi da Brusaferro e Locatelli, ma incombe la minaccia Bassetti. Parlano ancora delle virostari, girotondo dei mostri tra virgolette del Covid ai vertici della sanità. Schillaci doveva cacciarli, non l'ha fatto lasciando che il mandato dei capi di IS e CSS scadesse, però al posto di uno di loro ora potrebbe nominare la virostar che insulta tutti e non ne azzecca una. Ministro, ci pensi, scrivono dalla Verità. C'è a tal riguardo l'editoriale di Mario Giordano, ma anche l'editoriale di Maurizio Belpietro, l'unica vera soluzione, sulla magistratura, i magistrati responsabili civilmente. Sotto vediamo la foto del calciomercato fatto alla faccia dei tifosi, poi così si smontano le balle degli eco imbecilli. Picchi di calore ci sono sempre stati, come nel 2006, nel 1995 e nel 1983. Il cambiamento climatico non c'entra il terrorismo che fa i media italiani, non solo nuoce al turismo, è un delitto contro i cittadini. La Stampa apre con le tasse, pagare le tasse giusto, in alto il vice premier leghista insiste col condono. Schlein, Romagna è un dramma, Meloni sparita dopo la passerella, Ruffini dura replica a Salvini, poi l'allarme, ma l'agenzia delle entrate ha organici insufficienti. Al centro pagina Rai, tuffo nella vergogna, i mondiali di nuoto, le frasi sessiste e razziste dei telecronisti subito richiamati in Italia. Vediamo articolo di Giulia Zonca, cavernicoli al microfono, il cattivismo contagioso anche nell'altro articolo di Linda Laura Sabbadini. Sulla Stampa l'Ucraina, dal grano ai ponti, la guerra più sporca, vediamo in questo articolo. E poi i diritti, io Obama vi dico basta proibire i libri di neri e LGBTQ. Per la giustizia sulla Stampa Nordio e il gioco delle tre carte, nell'articolo di Giancarlo Caselli. Su Repubblica in alto abbiamo il caldo record, il pianeta in ginocchio, temperature in Italia oltre i 40 gradi, in Cina superati i 52. Vediamo anche gli incendi con questa foto sotto. Poi la maggioranza e le tasse, governo diviso sul fisco, inchiesta su Berlusconi, Forza Italia contro i PM, la figlia Marina perseguitato. Poi c'è ancora Casorai, commenti sessisti ai mondiali di nuoto, bufera sugli inviati e niente vi
video a Facci. Anche qui la guerra in Ucraina, la pace vaticana, la Casa Bianca, Biden incontra il cardinale Zuppi, poi Putin blocca l'accordo sul grano, USA arma di ricatto, dice. Si arriva adesso alla Gazzetta del Mezzogiorno, al centro pagina per il quotidiano del Sud, Marina in campo, la Berlusconi dice mio padre è perseguitato pure da morto, giustizia Meloni decreto per inasprire la lotta alla mafia, vediamo proprio la foto della Berlusconi al centro pagina, le idee ora tagliare i tempi dei processi, in alto per quanto riguarda la Gazzetta del Mezzogiorno un'infornata di giorni e notti senza tregua, parla di caldo che peggiora e cosa fare, qui sulla Gazzetta del Mezzogiorno turisti e pugliesi spennati d'estate, parla di economia Rosanna Gismondi, poi abbiamo l'Ilva di Taranto, meglio l'ex Ilva, Fitto blinda, l'ex Ilva non chiuderà in caso di confisca. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno si arriva al Tempo, pace fiscale, la sinistra vuole più tasse, reazioni scomposte, PD e Movimento 5 Stelle, la proposta di Salvini di aiutare i contribuenti, Grillo inventa la gabella per i beni di lusso perché inquinano troppo, il governo non molla gli evasori, nel 2022 numero record recuperati 20 miliardi e poi al centro pagina c'è anche la foto nell'ironia immancabile del Tempo di Osho, continua con stop all'export di grano ucraino, la Russia non rinnova l'intesa per il trasporto, l'ONU a rischio i paesi deboli. Anche sul Giornale la questione fiscale, cartelle e condoni, guerra sulla pace fiscale, la proposta di Salvini fa infuriare i tifosi delle tasse, Ruffini dell'Agenzia delle Entrate più lotta all'evasione. Al centro pagina vediamo ancora la foto di Carola, speronava navi, aiutava gli scafisti, ora Carola vuole l'Europarlamento. In alto la RAI cancella Facci, rimosso il maestro Veronesi, a sinistra censura è fatta, poi commenti incivili in diretta, sessismo e volgarità, Viale Mazzini punisce i telecronisti del nuoto e stavolta fa bene, scrivono qui sul Giornale. L'editoriale Caccia all'uomo di Francesco Maria Del Vigo si concentra sulla giustizia di quello che fanno i PM, anche l'apertura del Fatto Quotidiano al centro e sui PM da un B a un'altra, Pizzini alla vigilia dell'interrogatorio di Dell'Utri, Marina guerra ai PM, destre e IV si intruppano, ispettori a Firenze, anche Fratelli d'Italia e Lega, Nordio colpire chi indaga sulle stragi, Renzi loda l'erede, vediamo qui la foto al centro pagina, poi in alto Apache il telefono lo aveva sua madre, la Russa Junior difensore avvisa i PM, l'editoriale ancora dedicato su Marina Berlusconi di Marco Travaglio si intitola La Marina Mercantile, gioca un po' sul nome della figlia di Silvio Berlusconi. E chiudiamo oggi con il Corriere della Sera, Putin si vendica, basta grano, vediamo centro pagina, Russia fuori dal patto dopo il raid di Kiev al ponte in Crimea, il mondo in allarme, la guerra e gli effetti per la scelta del Cremlino, l'ONU pagheranno i milioni, Zuppi vola a Washington, ancora la racchetta al centro pagina qui che si candida in Europa sul Corriere della Sera, poi frasi razziste e sessiste via due commentatori Rai, in alto ancora i ministri si dividono sulla pace fiscale, direttore delle entrate dice lotta all'evasione, si parla anche dell'emergenza, questo fino a domani, del caldo rogo a Catania, aeroporto chiuso, trasferiti i voli, e c'è l'editoriale su politica e cultura di Ernesto Galli della Loggia, un errore ignorare il passato. Ed è tutto per la rassegna stampa di oggi di martedì 18 luglio 2023, ancora buona estate da Mimmo Moramarco, ci risentiamo domani ancora una volta in questo spazio, buona giornata a tutti. Vicenti, gioielleria e orologeria, in via 20 settembre 30 ad Altamura. Vicenti, gioielli dal 1993. PT Service, perché già paga, spedisci e via veloce. PT Service, posta privata, zona Pompei ad Altamura.